terra! 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 Allora come siamo messi oggi col cibo, vedi? Brodo di alghe, pinne di pesce cane arrosto e papaya naturale. Libidine, grandissima libidine. Eh sì, perché col cibo indigeno il San Laver si esalta. San Lavers? Ma sì, testa, San Laver, San Sole. Lavers, adoratore, adoratore del sole, no? Perché io sono avanti, mica come te, come Bonivento. I Bonivento intesi come coniugi, te li ricordi? Loro sono rimasti indietro, sono fissati ancora con la Sardegna, risottino con lo champagne, la sera in discoteca. La libidine invece è qua, è qui la galva. Sì, spenderemo qualcosa in più. Beh certo, 15 giorni su un'isola deserta, 22 milioni. Esatto, 22 zucche. Ma non vorrei paragonarmi la Sardegna con qua, dai. Ma scusami, guarda la capanna, come siamo messi secondo te? La capanna col Grand Hotel, non c'è paragone. Ah no? Ma poi soprattutto, vedi, soprattutto, noi, we stay here alone. Cosa? Siamo soli. E poi siamo lontani dagli animali, perché l'animale avanza, l'animale si muove. Uè, ma quelli lì chi sono? C'è per questo, Madonna d'un signor. Ma da dov'è che escono fuori? Bubi, quando torniamo a Milano dobbiamo protestare con nostro agente da viaggio. Esatto, bisogna protestare. Ma porco cane, vedi che cosa succede? Io che sono un pesce pilota scopro la libidine. Subito dopo arrivano gli animali, arriva il branco di cefali a sporcare tutto. Ma ti pare giusto? Animali! State a casa, non viaggiate, volete viaggiare e non siete capaci. E così, dopo circa 2 ore di volo, il tappeto volante ha cominciato a perdere quota e siamo precipitati in mare. Grande libidine. E poi abbiamo vagato per 10 giorni nell'oceano senza acqua né viveri. E guardi come sono ridotto. Grandissima libidine. Hai capito bene questi animali che viaggio si sono cucati? E quant'è che avete speso? Dunque abbiamo speso 400.000 lire, bevande escluse, tassa di soggiorno esclusa. Grandissima libidine! Esatto, ma voi siete degli animali che non siete chiari, eh? Avete tutti i veleni per viaggiare? Non so, io per la fuga dal carcere dell'Emiro. Per vagare senza acqua una settimana nel deserto. Oppure, non so, uno sbarco dei marini. Abbinato con spie russe e con scazzottata. Poi uscirei anche di 100, vedi? Uscirei di 100. 100.000 lire? Ma no, animale. Dove vuoi andare oggi con 100.000 lire? 100 papaveri, no? 100 zucche. 100 milioni. Esatto! Grandissima libidine! Allora è tutto a posto, contessa. Avanti un altro.